Anche quest'anno i telespettatori hanno seguito con interesse Reazione a Catena, il noto quiz estivo di Rai 1 in onda nella fascia oraria del Preserale. Questa edizione è stata caratterizzata da ascolti alti e bassi, nella continua sfida con La ruota e la fortuna di Gerry Scotti su Canale 5, che qualche volta è riuscita a superare il programma condotto da Pino Insegno. Davanti a tutto questo è sicuro che anche l'anno prossimo potremo rivedere una nuova edizione di Reazione a Catena, mentre molto meno sicura sembrerebbe essere la presenza di Pino Insegno alle redini. Dalle ultime indiscrezioni fornite da Dagospia, i vertici Rai sarebbero nel pieno di una profonda riflessione proprio sul futuro del game show, mentre ben 4 conduttori sarebbero già pronti a soffiare il posto a Pino Insegno. Scopriamo di più. Reazione a Catena, dopo il torneo dei campioni, lascia il posto all'eredità. Solo pochi giorni e poi dovremo salutare questa edizione condotta da Pino Insegno. Dal 25 ottobre al 2 novembre andrà infatti in onda il torneo dei campioni, durante il quale le squadre migliori si sfideranno tra di loro per decretare i campioni ufficiali di quest'anno. Dal 4 novembre nel Preserale di Rai 1 tornerà poi il gioco L'eredità, nuovamente condotto da Marco Liorni. Niente paura, però, perché Reazione a Catena tornerà senza dubbio la prossima estate. Se il ritorno di Reazione a Catena è ormai certo, meno certa sarebbe la riconferma di Pino Insegno alle sue redini. È importante sottolineare che al momento tutto è ancora da decidere e tutto può sempre cambiare, dato che Pino Insegno non è ancora stato riconfermato a capo dell'edizione dell'anno prossimo, ma allo stesso tempo non è nemmeno stato silurato. Secondo le ultime indiscrezioni di Dagospia, però, vi sarebbero già 4 conduttori pronti a prendere il suo posto a Reazione a Catena per ragioni differenti nel caso in cui i vertici Rai decidessero di non riconfermarlo l'anno prossimo. Parliamo di Flavio Montrucchio, Massimiliano Ossini, Alessandro Greco e Gabriele Corsi. 4 conduttori molto noti con all'attivo diversi successi televisivi. Ognuno di loro potrebbe approdare alle redini del gioco senza troppi problemi, senza contare che Gabriele Corsi è già stato conduttore di Reazione a Catena nell'edizione del 2018. Ad ogni modo, per avere certezze sulla prossima conduzione del quiz,